Autovittani a Castione Andevenno in via Rosette 1A, www.autovittani.it. I pescatori salvano i pesci. Non è un ossimoro, ma è quello che è successo oggi in zona Valletta, a Grosotto. Piccole pozze circondate da sassi e terra, l'alveo, che ridotto ormai è un rigagnolo, le trote marmorate che annaspano nell'acqua bassa, destinate a soccombere senza ossigeno. A salvarle, e non è la prima volta, non sarà neppure l'ultima in assenza di precipitazioni, sono proprio i pescatori che le catturano e le rilasciano dove l'acqua c'è. In questi giorni il nostro personale di vigilanza è impegnato su più fronti per cercare di salvare il salvabile. I torrenti sono in crisi, la siccità è perversa e stiamo cercando di recuperare, in particolare negli ultimi tratti dei torrenti, il pesce che rimane praticamente all'asciutto. Anche questa mattina nei dintorni di Grosotto stiamo facendo un recupero in un piccolo torrente, ma la questione è uguale in tutta la provincia. Abbiamo recuperato parecchie trote che poi porteremo sul fiume Ado oppure in torrenti con una portata maggiore. È un lavoro che prosegue da giorni. Sono gli effetti della siccità e del caldo anomalo che nei prossimi giorni arriverà a raggiungere punte di 40 gradi. La fauna ittica è messa a rischio dalla siccità di quest'estate 2022. UPS, attiva in Valtellina da oltre 40 anni, da sempre rivendica il suo ruolo nella tutela e salvaguardia dei corsi d'acqua. Questo tratto di 200 metri, questa mattina abbiamo recuperato più di 200 trote e la piacevole sorpresa è che sono presenti tutte le taglie e le fasce d'età da 3 a 25 centimetri. Quindi è un lavoro che sicuramente bisogna seguire. Come detto, il problema nasce tutto dalla siccità che interessa i corsi d'acqua in attesa che le piogge, previste a partire dalla metà della settimana prossima, possano aiutare anche i nostri torrenti. Fiumi e laghi oggi sono ridotti al minimo storico. È l'emergenza peggiore degli ultimi anni. Per tutelare la fauna ittica in Valtellina, ora anche i pescatori vogliono fare la loro parte.